Ciao a tutti e bentornati ad Apple Videoblog. In questo episodio vedremo tutto ciò che c'è da sapere sulle keywords in Aperture. Ormai Apple ha definito quasi la morte di Aperture, il cui supporto non è più stato prolungato. Tuttavia Aperture ha ancora molte chicche da mostrarci e molte funzioni avanzate da scoprire. Quindi, fin tanto c'è possibile, fin tanto che Apple non ne eliminerà il supporto, noi continueremo ancora a scoprirlo. E in questo episodio vedremo tutte quelle funzioni che tale applicazione ci mette a disposizione per poter gestire le keywords, le parole chiave. Noi le parole chiave le abbiamo già viste in altri video, in altri contesti, ad esempio quando ne abbiamo parlato con iPhoto oppure con anche i video in iMovie. Oggi invece vedremo tutti quegli strumenti avanzati che possiamo sfruttare grazie ad Aperture e quindi ci permettono di catalogare le foto con le keywords, le parole chiave. Per chi non lo sapesse, le keywords non sono altro che delle parole descrittive che vengono assegnate ad un'immagine e ne entrano a far parte dei metadati. Metadati sono ad esempio la lunghezza focale, l'apertura del diaframma, l'esposizione, l'ISO e quant'altro. E quindi anche le parole chiave, quando noi li aggiungeremo, come vedremo nel video di oggi, questi entreranno a far parte dei metadati e saranno visionabili se, ad esempio, apriamo le foto in altri software fotografici. Grazie poi alle keywords possiamo creare degli albums smart basati su dei criteri, delle keywords specifiche o anche, grazie a altre funzioni di Aperture, delle pagine web che contengono solo le immagini con quelle keywords. Possiamo anche ricercare immagini tramite keywords e quant'altro. Questo per dirvi quanto catalogare le immagini non solo tramite eventi, ma anche tramite keywords sia uno dei passi principali e fondamentali per avere una buona e corretta organizzazione dei nostri ricordi fotografici. Soprattutto se siete fotografi professionisti e volete avere tutto al massimo ben organizzato. Detto ciò, facciamo partire il video di oggi per riscoprire tutto quello che Aperture ci offre per organizzare le nostre foto tramite le keywords, le parole chiave. Ovviamente se ci sono altre funzioni, ad esempio come vi dicevo la ricerca, gli album smart, non li vedremo in questo episodio in quanto li approfondiremo se possibile in altri video. Detto ciò, facciamo partire appunto il video di oggi senza dilungarci oltre. Molto bene, e allora siamo pronti per scoprire tutto sulle keyword in Aperture. Innanzitutto allora apriamo il nostro Aperture. Dovete sapere che in Aperture abbiamo ben 4 differenti modi per poter applicare e gestire le parole chiave, le keywords delle nostre fotografie. Ogni metodo è anche avanzato e quindi sta a voi poi decidere quale trovate più comodo o più avanzato. Sappiate che tutti, in particolar modo i primi due che vedremo, sono molto avanzati e quindi sono i più consigliati. Le 4 modalità con cui possiamo assegnare keywords alle nostre immagini sono tramite il keywords HUD, poi tramite i keyword controls, poi tramite lo strumento di lift and stamp, che funziona non solo per le keywords ma anche per altri effetti, come vedremo poi in altri video, oppure tramite il metadata inspector. Vediamo allora il primo metodo. Utilizzare il keywords HUD per applicare le parole chiave è davvero molto rapido ed è il metodo più semplice. Dovete innanzitutto selezionare o la singola foto o il gruppo di foto cui volete applicare contemporaneamente le parole chiave. Questo metodo inoltre funziona sia che abbiate la singola foto a schermo intero, quindi al viewer intero, oppure tramite il browser inferiore o il browser intero che copre la schermata di lavoro di Aperture. Quindi tutte le modalità che abbiamo visto può andare bene. Poi dovete aprire appunto l'HUD, il visore a sovraimpressione delle keywords,
o utilizzando lo strumento che trovate direttamente nella barra degli strumenti, se l'avete tenuto, ed è questo qua, Keywords, vedete l'etichetta, oppure andando in Windows e poi Show Keywords HUD. Avete anche la scorciatoia molto rapida. Premete e vedrete che vi apparirà il visore a sovrimpressione, il Keywords HUD. Vediamo come è costituito il Keywords HUD. Trovate innanzitutto un elenco. Questo è l'elenco della libreria delle vostre parole chiave. Come potete vedere, Aperture vi dà già un set, anzi vi dà già molti set con all'interno parole chiave. Infatti la libreria delle keywords può essere suddivisa anche tramite dei set che contengono dei subset di, delle parole chiave. Ad esempio, wedding, l'ultimo, è appositamente studiato per le foto di matrimoni. Quindi, aprendolo, trovate tutta una serie di set e ulteriori subset di parole chiave. Ognuna di queste parole è proprio una parola chiave già inserita all'interno di Aperture e che fa parte della Keywords Library. Come potete vedere abbiamo wedding e poi abbiamo, oltre a parole chiave tipo ceremony, quindi la cerimonia, o guests, e gli ospiti, avete anche ad esempio il wedding party, la festa del matrimonio, con ulteriore subset, ad esempio bride, oppure groom. Ovviamente sono in inglese, ma come vedremo tra pochissimo, potete anche aggiungere le vostre parole chiave, queste potranno anche essere in italiano, come volete voi. Allora, prendiamo innanzitutto il set che ci dà già la Keyword Library. Aggiungere una parola chiave o un gruppo di parole chiavi è estremamente semplice. Trovata quella che vi interessa, oppure trovate il gruppo intero, l'intero set che volete applicare, vi basterà selezionarlo. Ad esempio, qua abbiamo una foto di un esterno, quindi vediamo photojournalism, nature, eccolo qua. La keyword nature la selezionate e con un semplice drag and drop la trascinate o sopra l'immagine oppure sopra le miniature dell'immagine. In questo modo, drag and drop molto semplice, vedete vi si evidenzia la schermata e vi viene mostrato il comando Assign Keywords. Rilasciandolo viene automaticamente assegnata tale keyword. Vedremo dopo come possiamo individuare le keyword, ma potete subito notare nel visore, in basso nella foto, la keyword che avete applicato e anche l'icona in basso a destra, la miniatura che indica che quella foto ha una keyword. Come vi dicevo, potete applicare non solo singole keyword come appena fatto, ma anche un intero set di keyword. Se poi volete applicare una keyword ma non sapete il set in cui essa è inserita, perché magari ci sono molti subset in cui è contenuta, allora avete appositamente il campo di ricerca e citate la keyword, il titolo della keyword che sapete esistere e dall'elenco vi comparirà appunto il criterio di ricerca. Prendete semplicemente la keyword e la trascinate per applicarla. Come vi dicevo, potete anche inserire le vostre keyword personalizzate e il visore delle keywords vi permette ciò. Trovate infatti nella parte inferiore del HUD alcuni strumenti. Il primo strumento, il lucchetto, permette di bloccare o sbloccare le keywords. Cioè, quando il lucchetto è abilitato, nessuna modifica potrà essere effettuata alla keywords library. Sbloccando il lucchetto invece abiliterete nuovamente le modifiche. Questo può essere estremamente utile per i fotografi che vogliono evitare di modificare accidentalmente la libreria oppure in tante altre occasioni in cui non si vogliono applicare ulteriori modifiche. Poi trovate due pulsanti, questo e quest'altro. Anche l'icona è molto significativa e questo vi permette di aggiungere la keyword. Il primo pulsante vi permette infatti di aggiungere una singola keyword. Così, vedete, nell'elenco principale, a livello del primo set, della prima keyword, potete inserire la vostra parola chiave personalizzata. Io ad esempio inserisco, non so, casualmente Apple. Eccola qua. Premendo invio, verrà inserita nella libreria. E poi potete applicarla a tutte le foto che volete.
Se poi in futuro volete aggiungere delle keyword che sono legate a quella keyword principale, ad esempio potrei inserire, non so, sotto Apple, iPhone, iPad, MacBook e quant'altro, quindi sotto categorie di quella keyword principale, il secondo pulsante, questo qua, vi permette di farlo. Infatti vi dice subordinate keyword, delle keyword subordinate, come vi dicevo, il subset della keyword principale. Facendo clic, selezionando la keyword a livello principale e poi selezionando il subordinate keyword, creerete delle sotto parole chiave. Vedete, accanto alla parola chiave principale compare il triangolo di chiusura e dal sotto elenco potete inserire ulteriori keyword correlate alla principale. Ad esempio scriviamo, non so, Mac. Ma non finisce qui, in quanto alle sotto parole chiave che avete inserito alla parola chiave principale potete creare ulteriori sotto parole chiave. Ad esempio sotto Mac potrei aggiungere una ulteriore subordinate keyword, ad esempio MacBook. Così vedete si creano ulteriori sotto keyword. Questo è un metodo estremamente versatile per poter organizzare già in primo momento le parole chiave all'interno della vostra keyword library, per aggiungere quindi tutte le parole chiave personalizzate che volete. Se poi trovate che una parola chiave non è quella corretta oppure che è sbagliata, potete selezionare o la singola parola chiave o l'intero set. Ad esempio selezioniamo l'intero set Apple e premendo il tasto di ritorno, il backspace, oppure facendo clic su questo ulteriore pulsante, rimuoverete le keyword selezionate. Ovviamente rimuovendo una keyword in questo modo, la eliminerete sia dalla keyword library, sia anche da tutte le foto a cui tale keyword o tali keywords sono associate. Quindi prestate anche attenzione quando eliminate parole chiave. Potete inoltre anche rinominare parole chiave. Se ci sono parole chiave esistenti o che avete aggiunto voi che volete rinominare cambiandole il nome, semplicemente selezionandole come dovreste cambiare il nome ad una cartella ad un documento, potete tranquillamente rinominarle in questo modo. Oppure potete anche riarrangiarle, potete prenderle una e inserirla in altri set. Se magari trovate che non è il set giusto, potete prenderla e ritrascinarla all'interno di ulteriori set. Gli ultimi due pulsanti che trovate all'interno del Keywords HUD vi permettono di importare o esportare l'intero set di keywords. Questo può essere utile se avete più Aperture Libraries su altri Mac oppure volete utilizzare tali keyword in ulteriori software di editing fotografico che permettono di importare keywords esistenti. Questo può essere utile se siete fotografi a tutto tondo. Il secondo metodo per aggiungere e anche, vedremo tra poco, eliminare keywords è facendo ricorso ai Keyword Controls. Per aprire i keyword controls che fanno parte della barra, della control bar, diciamo, dovete andare nel menu window e poi selezionare show control bar, avendo cura di aver anche abilitato show keyword controls. In questo caso io ho hide, ma voi se è la prima volta che l'applicate avrete show keyword controls. Abilitate prima questa e poi selezionate Show Control Bar. Notate che nella parte inferiore dell'intera interfaccia di Aperture comparirà questa barra. Barra suddivisa in due parti. Una parte, la maggior parte, sinistra, con tutte queste etichette che sono proprio le nostre keyword, e una parte destra con alcuni pulsanti particolari. In questo episodio non tratteremo questi, in quanto sono delle scorciatoie rapide per rifiutare o votare le nostre fotografie, aggiungere un rating alle nostre fotografie. Noi ci concentreremo nell'episodio di oggi solamente su questa parte dell'interfaccia, che fa proprio parte dei keyword controls.
Allora, come potete vedere, questi sono i keyword controls. In questo caso, le parole chiave sono visualizzate non più all'interno di un elenco, ma tramite delle etichette. Vedete, sono proprio delle etichette. Per poter applicare tramite i keyword controls le parole chiave, dovete innanzitutto selezionare l'immagine a cui volete applicare tali parole chiave e poi fare clic sul pulsante, sull'etichetta della rispettiva parola chiave che volete applicare. Ad esempio, fra queste potrebbe starci day, giorno. Allora, seleziono questa e come potete vedere è stata aggiunta alle parole chiave della fotografia selezionata. Potete in questo modo aggiungere anche ulteriori parole chiave, semplicemente selezionando la propria etichetta. Ad esempio potrebbe starci anche Still Life. Eccola qua, Still Life. E ne ho aggiunta un'altra. Ovviamente anche i keyword controls e le etichette delle parole chiave sono suddivise in gruppi. Questo è semplicemente un gruppo chiamato Photo Descriptors. Tramite questo menu a comparsa, infatti, potete selezionare ulteriori gruppi. Ad esempio abbiamo il gruppo People, questi sono quelli già integrati all'interno di Aperture, People, Stock Categories, Snapshots, Wedding Details, Wedding Preparation, Wedding, eccetera. Ad esempio proviamo a vedere Snapshots. Eccolo qua. Qua abbiamo ulteriori etichette, cioè ulteriori keywords, ad esempio Personal, Home. Proviamo a applicare personal, proviamo a applicare anche home. Vedete, è estremamente rapido anche con i keyword controls applicare parole chiave. Ed è in questo caso molto rapido anche eliminare singole parole chiave. Semplicemente, anziché premere sulla parola chiave già applicata, dovete tenere premuto maiuscolo e poi fare clic sulla parola chiave che è già applicata alla fotografia ma che volete rimuovere dalla fotografia. E in questo modo, tenendo quindi premuto maiuscolo e clic sull'etichetta, sulla keyword, la eliminerete. Vedete, avevo applicato personal, poi ho cliccato nuovamente su personal, tenendo premuto maiuscolo, e la keyword è stata eliminata dalla versione di questa fotografia. Analogamente posso farlo ad esempio con home. Tengo premuto maiuscolo, faccio nuovamente clic su home, e la parola chiave viene eliminata dalla versione, dalla mia immagine. Una cosa interessante da sapere con i keyword controls è che potete applicare per ogni gruppo alcune parole chiave tramite il numero da tastiera. Infatti, come potete vedere, ritorniamo ad esempio ai photo descriptors, le parole chiave, le keyword, sono raggruppate quindi in un elenco, in questo modo, vedete. Action occupa ad esempio il posto numero 1, Portrait occupa il posto numero 2, in questo modo dall'alto a basso e da sinistra a destra, Landscape il posto 3, Indoor il posto 4, Outdoor il posto 5, Close Up il posto 6, eccetera. Per le prime 8 parole chiave di questo elenco è automaticamente associato il numero del rispettivo posto occupato. Quindi, aperti i keyword controls e premendo semplicemente i numeri da 1 a 8 sulla vostra tastiera, potete applicare immediatamente la rispettiva keyword. Ad esempio, outdoor potrebbe starci per questa immagine, occupa il posto numero 5, quindi premo opzione, dovete tenere premuto per forza opzione, altrimenti se premete semplicemente il numero vi va nella rating della foto, quindi tenete premuto opzione e poi il numero da tastiera per applicare la keyword che occupa il rispettivo posto nel gruppo. Anche in questo caso potete aggiungere le vostre keywords personalizzate tramite il campo sopra al menu a comparsa dei gruppi, dei preset group, appunto Add Keyword. Qua potete aggiungere ad esempio la vostra parola chiave. Se esiste già, vi viene già dato il suggerimento, un po' come una sorta di spotlight integrato in Aperture. Altrimenti, se non esiste, verrà aggiunta e comparirà poi in ulteriori suggerimenti. Io ho scritto ad esempio Flowers e ho notato che esiste già. Non l'avevo trovata prima, ma esiste già. Quindi semplicemente la seleziono
ed è automaticamente applicata. Potete poi creare e organizzare i vostri gruppi preferiti e anche personali. Infatti, riprendo nuovamente il preset group, il menu comparsa di preset group, trovate in fondo Edit Buttons. Facendo clic su questa voce vi si aprirà la finestra di gestione. Allora, la finestra di gestione è suddivisa in tre parti. La parte sinistra raggruppa i gruppi di parole chiave. La parte centrale mostra le parole chiave che fanno parte del gruppo selezionato nel primo elenco, mentre l'elenco a destra mostra la Keywords Library. Allora, tramite i pulsanti a sinistra di aggiunta o di sottrazione potete aggiungere o togliere i vostri gruppi personali. Ad esempio, rifaccio nuovamente questo gruppo, Apple, eccolo qua. E tramite poi, quindi l'aggiunta di un vostro gruppo personale, potete aggiungere parole chiave. Parole chiave che però devono per forza far parte già della Keywords Library. Devono esistere all'interno della Keywords Library. Niente paura, avete anche qua i comandi per poterle aggiungere. E poi una volta aggiunta, ad esempio, vedete, aggiungo Mac, posso prenderla dalla Keywords Library e inserirlo all'interno del preset group che avevo creato. La differenza qual è fra usare i preset groups e le keywords library? Allora, la keywords library contiene tutte le parole chiave che avete in Aperture. Il preset group invece vi permette di creare dei gruppi di parole chiave che saranno selezionabili poi tramite i keywords controls, tramite appunto questo secondo metodo di inserimento. Potete quindi creare gruppi, riarrangiare all'interno parole chiave, potete anche deselezionare la visualizzazione di tale gruppo nei keywords control, il gruppo rimarrà ma non verrà visualizzato e in questo modo potete avere una grande gestione delle parole chiave. Ovviamente si tratta semplicemente di provare e di sperimentare. In questo modo siete così liberi di creare parole chiave e gruppi come meglio credete. Potete anche in questo caso importare o esportare l'elenco dei gruppi con le rispettive parole chiave per poterlo poi usare in altri software di editing fotografico. Facendo poi clic su OK confermerete le modifiche che avete fatto e queste saranno immediatamente disponibili all'interno del Keyword Controls. Vedete, ho già il gruppo Apple, all'interno del quale ho la keyword che ho aggiunto dalla Keyword Library. Estremamente versatile e flessibile. Il terzo metodo per applicare keywords ad un'immagine è tramite i controlli Lift and Stamp. Tramite questo terzo metodo, però, non potrete aggiungere liberamente parole chiave. Tramite i controlli infatti di Lift and Stamp potrete copiare le parole chiave da un'immagine e trasferirle ad un'altra. Un copia e incolla di parole chiave che però esistono già e sono applicate ad una immagine. Quindi, ad esempio, se io volessi applicare le stesse parole chiave che ho applicato a questa prima immagine a una seconda immagine, ad esempio questa, semplicemente seleziono l'immagine che ha le parole chiave che fanno al caso mio. Poi vado nella barra delle funzioni, sopra il browser foto che ad esempio trovo quando visualizzo le foto tramite la split view, che è quindi il pulsante che cerchiamo, è questo, quello che ha l'icona di un'etichetta con una freccia verso l'alto, e lo seleziono. Ora vedete si apre questo ulteriore visore a sovraimpressione e ho, diciamo, momentaneamente copiato tutti i parametri di quella fotografia. Con parametri cosa intendo? Intendo non solo le parole chiave, ma anche ad esempio gli adjustment, le regolazioni, oppure ulteriori metadati e quant'altro. Siccome noi siamo interessati solamente alle keywords, quando poi le andremo a trasferire su un'altra foto, semplicemente deselezionate tutti gli altri parametri, ad eccezione del parametro keyword.
D'accordo? In questo modo. Tramite questo modo, allora, io seleziono solamente quei parametri che voglio copiare su un'ulteriore immagine. In questo caso, nel nostro caso, solamente le keywords. Poi seleziono le immagini su cui voglio copiare le keywords che ho preso dall'altra immagine e premo il pulsante stamp, che si trova accanto all'altro al pulsante lift. Eccolo qua, quest'altro pulsante. Premo e ho, come potete vedere su questa seconda immagine, copiato, diciamo, le stesse identiche parole chiave della prima immagine. All'interno poi dell'area di memoria del lift e stamp, in cui ho tutti i metadati, le regolazioni e anche le keywords copiate, posso poi nuovamente selezionare un'ulteriore immagine e nuovamente ricopiarle. Se però volete aggiungere non tutte le parole chiave, ma solamente un paio o alcune parole chiave, potete anche in questo caso eseguire una selezione. Nota infatti che accanto all'elemento keywords avrete, se avete più di una parola chiave, il triangolo di apertura. Trovate l'elenco di tutte le parole chiave associate all'immagine da cui le avete copiate. Potete in questo caso eliminare le parole chiave che non vi interessano, ad esempio posso eliminare photojournalism oppure flowers e anche ad esempio day, e nuovamente solo con keywords selezionate e già selezionate, come vi ho appena fatto vedere, potete stampare su un'altra immagine il gruppo ristretto. Nuovamente premo stamp ed ecco qua che su questa terza immagine ho copiato solamente le parole chiave che ho selezionato. In questo modo, veramente molto versatile. Anche in questo caso può essere utile se avete un intero gruppo di fotografie già catalogate con le parole chiave a cui ne aggiungete delle altre. Tramite lift and stamp potete copiare nuovamente le parole chiave associate al primo gruppo alle nuove immagini importate. Ovviamente lift e stamp vi dà poi anche un paio di opzioni molto interessanti, come ad esempio, lo trovate dal menu a comparsa in basso a sinistra nel visore, la possibilità o di aggiungere alle regolazioni, ma nel nostro caso alle parole chiave che già esistono sulla foto selezionata, quelle che avete copiato, come ad esempio in questo caso, oppure di sostituirle, replace. Con Add semplicemente alle parole chiave già esistenti aggiungerete quello che avete copiato, con Replace le parole chiavi esistenti verranno sostituite con le parole chiave che avete copiato. Siete voi liberi di scegliere l'opzione che più vi aggrada. Infine, il quarto e ultimo metodo di aggiunta e modifica di parole chiave fa ricorso alle informazioni e ai metadati della fotografia. Per poter innanzitutto vedere e modificare le parole chiave aggiunte ad una foto, dovete aprire il pannello Info, che si trova appunto nelle tre schede della libreria di Aperture, Info, e poi selezionare dal menu a comparsa sotto il riquadro di riepilogo delle informazioni principali, anzi dei metadati della fotografia, come l'ISO, l'apertura del diaframma, la lunghezza focale, il tempo, eccetera. Selezionate fra tutti l'insieme di metadati disponibili quello intitolato Caption e Keywords. Tramite Caption e Keywords avrete fra le voci Version Name e Caption anche la voce Keywords. Tramite questa casella di testo voi potete aggiungere, eliminare o modificare le parole chiave associate ad un'immagine. Vedete, qui ci sono le parole chiave che ho aggiunto all'immagine selezionata. Ne posso aggiungere tante altre, come ad esempio flowers, così, oppure outdoor, in questo modo, eccetera. Ricordate che quando le aggiungete dovete separarle tramite una virgola. Posso anche eliminarle, sono stufo di nature e le elimino, oppure posso eliminarle
tutte. Così, e non ci saranno più parole chiave associate all'immagine. In questo modo, anche in questo caso, avrete un controllo più accurato su tutte le parole chiave applicate all'immagine. Infatti, se gli altri metodi vi permettevano di aggiungerle o di toglierle, tramite questo metodo potete sia visualizzare tutte le parole chiave che avete associato all'immagine e modificare in maniera istantanea tutte le parole chiave associate all'immagine. Quindi questo quarto metodo, tramite il pannello info dei metadati, potrete gestire in maniera completa tutte le parole chiave dell'immagine selezionata. Questo metodo si rivela estremamente utile soprattutto quando dovete eliminare parole chiave, in quanto vi dà una visione completa di tutte le keywords della vostra fotografia. Chiudiamo infine questa guida sulla gestione avanzata delle keywords in Aperture su come visualizzare le parole chiave. Visualizzare le parole chiave è molto importante, in quanto proprio grazie al fatto che abbiamo catalogato le nostre immagini con le parole chiave, possiamo trovare quello che ci interessa. Allora, il primo metodo consiste di fare riferimento appunto ai metadati, quindi esattamente come abbiamo visto nel quarto metodo di aggiunta di parole chiave, andare nella scheda info della nostra fotografia selezionata, quindi info, e poi selezionare la voce caption e keywords e poi fare riferimento alla voce keywords. Questo è un primo metodo di visualizzare le parole chiave che sono associate alla nostra fotografia. Ovviamente, per sapere se una fotografia ha o no delle parole chiave, se visualizzate la sua miniatura, ad esempio, nel browser o nella split view, dovrete notare questa icona qua, vedete, questa etichetta, questo cartellino. L'icona vi dirà che quell'immagine ha delle parole chiave. Fare riferimento ai metadati è il primo metodo. Poi potete visualizzare le parole chiave anche in basso nella vostra fotografia. Infatti, se selezionate la split view o il browser, potrete, se abilitate le opzioni che adesso vi mostrerò, visualizzare i metadati e fra queste le parole chiave direttamente all'interno della vostra fotografia. In questo modo. Per farlo è davvero molto semplice. Dovete utilizzare la barra delle funzioni e selezionare questo pulsante, chiamato Browser e Viewer Metadata Overlays. Okay? Lo selezionate e dovete abilitare le due opzioni seguenti. Show Metadata, sia quando siete nel Viewer e sia anche quando siete nel Browser, Show Metadata. Queste due funzioni. Sia, ripeto, per il viewer sia per il browser. Se non trovate questo pulsante, vi basterà andare nel menu View, scegliere poi Metadata Display e selezionare da qua le due voci, sia per il viewer sia per il browser, Show Metadata. In questo modo visualizzerete, come dicevo, nel viewer della vostra immagine, in basso, le parole chiave applicate. Infine, un terzo metodo che si applica alla perfezione anche se visualizzate le foto tramite il browser, consiste nel fare riferimento ai metadata overlay, cioè tramite sempre il pulsante che abbiamo visto prima o il menu che vi ho fatto vedere, selezionate il Show Metadata Tooltips. Questo qua, vedete, avete anche la scorciatoia e selezionandolo, quando vi sposterete sopra la miniatura dell'immagine o l'immagine vera e propria, tramite appunto il visore a sovrimpressione, l'overlay in questo caso, potete visualizzare fra tutte le caratteristiche, quindi il file name, la data di cattura, le dimensioni della foto, l'esposizione, l'ISO, la lunghezza focale, eccetera, visualizzare al quarto posto le keywords, vedete? Questo, come vi dicevo, vale non solo se avete la split view o il viewer, ma anche se siete nel browser, potete spostandovi sopra una foto, così, visualizzare il metadata tooltips con fra l'elenco anche le keywords.
Se ovviamente siete stufi di avere il metadata overlays, sempre da quel menu o da quel pulsante potete disabilitare il Show Metadata Tooltips e tutto ritornerà alla normalità. Bene, abbiamo visto quindi come poter gestire, organizzare e creare, modificare quant'altro le parole chiave. Come dicevo, tramite le parole chiave avrete una organizzazione più accurata e precisa della vostra libreria, oltre al fatto che le parole chiave sono uno strumento versatile per creare anche degli albums, delle pagine web e ricercare soprattutto le vostre fotografie. Ovviamente nella guida di oggi non abbiamo visto questi aspetti, in quanto vedremo in ulteriori guide tali funzioni, ma maggiormente nel dettaglio, in quanto oltre alla gestione delle parole chiave hanno tanti altri parametri su cui ci soffermeremo più nello specifico. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi, dei problemi, dei chiarimenti, contattatemi pure, oppure come sempre scrivete un commento qua sotto senza nessun problema. Non preoccupatevi, contattatemi, l'importante è che riusciate a capire. E io allora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!